Ben trovato a tutti gli amici che amano la musica classica e a proposito di musica, abbiamo trascorso una settimana immersi nel Festival della Musica Italiana. Scrivono ovunque e dicono che il 60% degli italiani ha guardato il Festival di Sanremo. E proprio in questi giorni anche il 60% degli italiani non va a votare. Non possiamo rimanere indifferenti e su questa strana analogia mi permetto di chiedervi. Potrebbe essere che questo 60% di italiani pensi con la sua testa e si accontenti anche di essere informato su quello che succede nel suo territorio? Potrebbe essere. Chiedo, secondo voi, il successo di questo Sanremo è possibile sia dovuto al contributo di stile ed esperienza dato da magnifici artisti come Gianni Morandi, Albano, Massimo Ranieri? Il bel ricordo tributato all'immensa Mia Martini come a Lucio Dalla. E che dire di Gino Paoli che ci ha fatto piegare dalle risa e dell'altrettanto sublime ottantenne Ornella Vanoni. Un gran bel gruppo di classici protagonisti della canzone arrivati in soccorso a giovani che, certo, vanno aiutati, certo. 60% di audience, grazie ai vecchi. Come i politici, per loro meno 60% di affluenza. E che altro aggiungere? Le nostre realtà editoriali locali da sempre hanno lavorato informando il pubblico, generando gradimento ai nostri grandi artisti. La radio locale, la televisione locale ha vissuto sostenendo i grandi artisti. Purtroppo fa riflettere invece la politica che ha dimenticato l'informazione radiotelevisiva locale, permettendo alla burocrazia di togliere ogni sostegno. Disinteresse che a conti fatti fa segnare un meno 60% di affluenza ai richiami della politica. Misteri. Chissà, potrebbe valere la pena di restituire il diritto al sostegno per chi si occupa di informazione al territorio. È un classico del passato. Paradossale, ma il 60% di Sanremo, come il 60% che manca al voto, rischia proprio di essere il nostro caro pubblico, quello che da sempre sosteniamo con bella musica di tutti i generi. E a proposito di classico, dopo un pensiero per avere supporto. Prosegue la nostra rassegna. Siamo ancora all'Auditorium Mario Del Monaco di Catena di Villorba, questa volta con due grandi artisti, il violoncellista Giuseppe Barutti e il pianista e direttore d'orchestra Walter Favero, per questa volta al clavicembalo. Insieme interpretano di Johann Sebastian Bach la sonata numero 1 in Sol maggiore BWV 1027, di Antonio Vivaldi la sonata in La minore numero 3 e ancora di Johann Sebastian Bach la sonata numero 3 in Sol minore BWV 1029 e per concludere la bellissima sonata in Mi minore numero 5 di Antonio Vivaldi. Buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Terminata anche questa bella terza pagina, Elzeviro della cultura delle emittenti che informano il territorio, abbiamo avuto come ospiti un grande violoncellista, Giuseppe Barutti, e un grande direttore d'orchestra e pianista, Walter Favero, che si è cimentato in questa occasione con il clavicembalo. Vogliamo mandare un saluto e un augurio di prontissima guarigione a Francesca Levorato, una musicista che conosciamo molto bene. Grazie e alla prossima.